Ciao a tutti e bentornati nella serie Livorno State of Mind. Allora, ci eravamo lasciati qua, in attesa di giocare appunto una partita piuttosto importante, direi significata, sia dal punto di vista della classifica, ma soprattutto dal punto di vista per chi è livornese, perlomeno chi è tifa Livorno, dal punto di vista, diciamo, di rivalità, perché vabbè, lo Spezia, come sapete, oltre ad essere diventata col tempo una bestia nera, ovvero che Livorno ci esce male tutte le volte, in realtà è anche una scena rivale, ecco. E quindi niente, un attimino prima di iniziare voglio farvi vedere come siamo messi, per chi se lo fosse dimenticato e per chi non lo sapesse, punto di vista della classifica, eccoci qua. Siamo a pari punti con Novara che è terzo e l'Ascoli che è quarto, ad 8 punti. E niente, l'importante come sempre è arrivare a fine campionato, quindi vabbè, cercare di rimanerci magari sì dall'inizio, ovvero fra i primi tre. Appunto, primi tre ci sono le prime due, ovvero il Perugia e la Salernitana, 10 punti, anche loro sono a pari punti. Ricordo che l'andamento è stato questo, ovvero che nelle prime partite, diciamo in questo inizio campionato, l'andamento sono state 2 vittorie e 2 pareggi, fra l'altro una delle quali, ovvero quello contro l'Avellino, è venuto fuori in maniera molto brutta perché si è preso gol, anzi si è fatto autogol all'ultimo. E quindi niente, detto questo, si sta un attimino qua la formazione, perché voglio dare ancora una volta fiducia a Barella, che momentaneamente mi sta sorprendendo, nonostante la qualità totale che ha, che è veramente scarsa. Comunque è salita di 1, perché prima c'aveva 62, ora ha 63, e niente, detto questo, appunto, iniziamo. Prima di iniziare, poi mi chiedo, voglio dirvi che ho scelto una delle giornate più brutte per poter registrare, ovvero che qua a Livorno piove, e sì, qui tanto non so nemmeno cosa fa, perché sto parlando, mi sto veramente deconcentrando, comunque. Piove, fra l'altro stanno facendo lavori sopra il mio appartamento. Quindi niente, speriamo di non sentire rumori ambigui e noiosi, vabbè, come magari suoni, magari casca il soffitto, lo so. Vabbè, detto questo, iniziamo a giocare e cerchiamo di appunto ripartire subito col piede giusto. Iniziamo, via. E tira Aldo Schick! Eccola lì! Aldo Schick! Boh, sto zitto perché non pensavo che il passaggio di Pasquale potesse arrivare a Aldo Schick. Ripeto, sempre se si pronuncia così. Comunque, 1-0. Ale, dopo quant'è? 9 minuti. Vediamo un po' di sfatare il mito, anche se... diciamo, purtroppo la tradizione di non riuscire... di non sortire bene... contro lo Spezia riguarda soprattutto le partite casalinghe. Però sai, anche laggiù, diciamo, ci si esce difficilmente, ecco. Quindi cerchiamo di sfatare questo mini mito. Va Barellino e tira! Dio! Oh, Barella ce l'ha, vestiti di là fuori aria. Bene, bene. Vai Lucino, vai Andrino, tira! No! Dio buono, si girava un po' di più, de. Guarda l'Old Chic. È buona. Bellissima palla. E cazzo, tira, maledetta la miseria, maledetta. Levane, Romo. Bravo, Romino, de. Facciamo qualche cambio un attimino. Che sta Barella ha bisogno della Barella. No, scherzo, è battuta di merda. No, è un po' stanchino. Temo Schiavone al posto di... Anzi... diciamo sì, a posto di Luci, Odešić sta veramente per morire, quindi si mette Jelinić che comunque, se non sbaglio, sa giocare anche D. Vai, va bene così. No! No! Mamma mia, che parata Romo! Mamma mia, no! Oh, vai, Ale! Cos'è? Fallo? Per me? Sì, ok. Boh, è cavonade, bravo Romo. Ha salvato il risultato. Oggi sta facendo delle schiette parate, Romino. Bravo Romino. Cazzo, c'è una bua, via. Tua, fermati. E dalla subito a Pasquato. E ripartiamo. Va bene, vai Jelinić, sei fresco. Vai Jelinić, sei fresco. Guarda Janacho, tira! Eccola lì! 2-0! Janacho! Partita virtualmente chiusa. E lo dico, non me ne frega nulla se può portare sfortuna. E andiamo di contro lo Spezia, 2-0, Janacho. Tua Romo, bravo Romo.
finisce così, 2-0. Oltre a ringraziare quelli che hanno fatto gol, ma tutta la squadra, bisogna ringraziare in particolare Romo, che ha veramente tenuto in salvo il risultato. Sì, perché ha fatto le parate veramente dignitose questa partita qui. Quindi complimenti a tutta la squadra, ma complimenti a Romo. E comunque altri 3 punti, andiamo ad 11. Guardiamo se... Esatto, bene, 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 bene. Tutte quelle davanti a noi, o perlomeno a pari punti, si sono comportate in maniera... Modena, non mi ricordo se era insieme a noi. No, era Novara ad Ascoli. Comunque hanno tutte perso, incredibilmente. Quindi ora siamo primi ad 11 punti. Comunque, Ayoko, sono pigiato, abbiamo pigiato la classifica, ho sbagliato. Ora niente, bravo, no, bene, almeno la squadra di voi, guardate Romo. E niente, andiamo a fare la prossima partita, in casa contro il Pescara. Vamonos! Insomma, guardiamo via, vabbè, classe, ma le farzie. Allora, fammi vedere un po' se c'è qualcuno stanco, più o meno. Musonda, Barella, ancora Barella in casa. Allora, da figlio sempre a Barella. Tanto vi è tornato avvantaggiato. Allora, anzi, facciamo una cosa, prima di iniziare la partita... Voglio sistemare un attimo la formazione. Allora, avvantaggiato e Nash. Via posto di Musonda si mette... Dov'è? Pasquato. Però Musonda non può stare in panchina. Piuttosto... Direi che ci può tornare benissimo Jelinic in panchina, no? Che comunque come per ora a luna riserva. Buona, ci sa, un attacco, perché Mopi è rotto. E niente, bene così. Vai. Fa piacere che sia tornato avvantaggiato. Che poi fra l'altro non mi ricordo nemmeno se Pasquato era già tornato o meno. O perlomeno è tornato da poco, perché lui era infortunato. Quindi non mi ricordo se già nello scorso video Pasquato era tornato o no. Avrà stato il fatto che ora c'è anche lui. Quindi la formazione sta per tornare un po' quella, diciamo, più... Anzi, qualitativamente migliore, ecco. Insomma, andiamo a giocare, dai. Iniziamo anche questa partita. E dai, Livorno. Vai, vantaggiato subito! Dio buono, de... No, è fuori gioco! Non era fuori gioco, mamma mia, parata t'ha fatto Romo, ragazzi. Che parata t'ha fatto Romo. Mamma mia, meno male! Mamma mia, meno male, de... Due clamorose dietro. Comunque, finisce il primo tempo. 0-0. Avvantaggiato, il ritorno! Dio buono, de! Potevi far gol al ritorno, de! Vai, avvantaggiato! Daniele! Avvantaggiato! È ritornato all'infortunio! E si ripresenta così! 1-0! Un colpo di testa micidiale, perché comunque era parecchio forte. Non era fortissimo, però... Complimenti anche affidato per il cross. L'ha beccato da solo, spiazzato. In mezzo all'area avversaria, bam, avvantaggiato non perdona. 1-0, e Ale. Porca troia, mamma mia, è già la seconda volta che rischia di far gol al volo di Osì e va sopra la traversa di Pou. E che cazzo, Ede, oh. 200 volte e tirano, prima o poi fanno gol. Maremma puttana, Ede. Oh, ma dovevamo far gol al volo Osì per forza, se non erano contenti. Cazzo ha levato! No, 1-1, die. Peccato, eh. È il risultato più giusto. Forse sotto certi punti di vista ci è andato anche bene, perché si sono resi forse un pochino più pericolosi loro. Eh sì, un po' sì. A livello di tiri, non di tanto tiri in porta. Però, die, peccato, eh. Peccato, perché se entrava aveva la punizione lì di vantaggiato all'ultimo. Nonostante tutto, comunque è stato un pareggio che... Vabbè, ci ho fatto arrivare a 12 e non so se avete visto, se nel caso ve lo faccio rivedere un attimino. Ci ha fatto andarsi 11, cioè alla fine siamo sempre lì. L'importante è quello, anzi, fra l'altro ora no, quella cosa è lanciana, perché sa, questi sti loghi farsi a volte mi affondano. Vai a vedere, è lanciano. Oh, è lanciano, sì. Insomma, quindi niente, pensavo fosse il Perugia inizialmente, invece è lanciano. Insomma, andiamo a fare questa terza partita di questo video. Iniziamo, lo battiamo noi il calcio inizio. Dai, bimbi. E guardalo! Ma porcaccia la miseria, Dio. Tutte le volte si arriva lì e poi non sa più cosa fa. No! Mamma mia! La castagne! Tira! E che cazzo! Sì, va detto, bimbi.
Non si gioca, le parolacce. Dio, sono accettate benissimo, però sono più che giustificabili, secondo me. Mamma mia, Romo, mamma mia, ci aver messo il manone, de. Bravo, Romino, de. Quante volte ci servirà e ci ha salvato. Vedi, eh. Boh, go. No, oh, oh. Scherzavo. 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 Mamma mia. Mamma mia, che ansia. Attenzione. Cambio. Cambio perché Nacho oggi mi ha un po' rotto le palline. Anche se per ora è messo meglio di Pasquato, riesco a fare già Pasquato piuttosto che levarlo, ecco. Quindi faccio un cambio e la voglia Nacho ci mette il mio amico Barellino. So, finisce così, 0-0. Parte che forse a livello di possesso palla, fammi un po' vedere. Ce l'ha avuto un po' più il Lanciano alla grande, anche un po' di tiri si è reso più pericoloso. Diciamo che il pareggio forse è il risultato più giusto, perché comunque sì, è vero, hanno tirato, ma è così. Quindi niente, un altro pareggio. Meno male, siamo sempre secondi, addirittura a pari punti col Perugia. Niente, ora andiamo a fare la prossima partita contro la Ternana. Cerchiamo di cambiare un po' questo andamento. Intanto ho visto che c'è Biagianti, mio amicone, come ex, è andata alla Ternana. E niente, cerchiamo di giocare in casa, di tornare magari anche alla vittoria. Guarda, voglio far giocare subito Pasquata al posto di Iheanacho. Ci metto Barellone subito, che ormai è diventato quasi titolare, o perlomeno gioca tutte le partite. Poi dopo io faccio giocare un po' Schiavone. E niente, va bene così. Insomma, iniziamo. E speriamo che Biagianti ci faccia patire. Ah, comunque mi sono accorto ora che è tornato Mr. Rich in porta. Vai! Eccola lì! Danilo è avvantaggiato al 26esimo. La sblocca lui. Ero tutto concentrato, ragazzi. L'ho zitto per questo. Ah, io ho preso con Giorgio. Che mazzoni! Un altro ex. Vabbè, però non l'ho venduto io. Si è venduto da solo nella realtà, ecco. Da lì, Ale. Finisce sì il primo tempo, 1-0 più che meritato, eh. Perché forse siamo resi un po' più pericolosi noi di loro. Quindi niente, 1-0 e ora andiamo a fare il secondo tempo. Andiamo, 4 contro 2. Tira Fedato! L'ha bloccata Mazzoni, l'ha bloccata. Maledetta la miseria, dire. E va Danielone! Ah, Schiavone! Porca troia, Mazzoni, dire. Ora è diventato un fenomeno, dire. Aspetta, voglio fare un cambio, eh. Si lava Pasquato. Riposa un pochino. E Iheanacho si mette Musonda al posto di Schiavone. Si sposta poi Musonda al posto di Barella. Barella si mette giù. Luci no, si fa riposare. Toh, diamo fiducia un po' a Calabresi. Mamma mia, Ricci, mi ha fatto calo addosso. Ho detto, ma non si butta. Si è buttato in ritardo, comunque. Nel senso, la manona ce l'ha messa dopo. Ale! E andiamo, dì. Siamo tornati alla vittoria. 1-0. Vittoria è sempre di misura, perché qui, comunque, sarà anche giocherò anche a leggenda, sarà anche abbastanza difficile, per l'amor di Dio. Soprattutto se non c'hai una squadra qualitativamente forte, almeno per il mio punto di vista e per le, tra virgolette, abilità che ho già. Però comunque si fa sempre massimo, cioè si fa sempre un gol, quando va bene due gol, vedi come la partita lo spezza. Comunque, 1-0, siamo tornati alla vittoria, sempre secondi, vi dico solo, guardate la classifica. Prima, seconda e terza, 16 punti, a pari punti, ci siamo a 15, siamo tutti lì. Cioè ne perdi una e quelle sotto vincano, vai a metà classifica tra poino. Vabbè, insomma, andiamo a fare la prossima partita, che fra l'altro è contro... Oh. Contro cos'è il Bari, vedi la regola, sì. Insomma, andiamo a fare la partita contro il Bari, dai. Insomma, allora. Tanto voglio vedere la Osina per curiosità. Ma qui cosa c'è? Cerotto? No, è sempre sbriciolato. Ma quanto ne manca? Che non me lo ricordo. Vabbè, comunque, iniziamo così. Sì, dai, giriamo così. Poi se nel caso, eventualmente, si fanno dei ambi dopo. Come sempre. In notturna. Andiamo a giocare, vai. Da bello, dì. Mamma mia. Mamma mia, ma che non si prende gol. Però è tornato Romo. Vedete? Sì. Luci.
spazzano via il pallone. Cercato il numero, ma pallone che è uscito. Vantaggiato. Lucci. Vai a nasce tua. No, chi c'è? Oh! Mamma mia! Cross e tiro. E tira Fedatino. Eccolo lì! Fedato! 1-0! Ale! Ma non è fatta! Tira! No! Vai! Eccolo lì! Danielino! Andiamo di bello 2-0 di vai Dio buono di ma che fino a poco anche la nascio so finisce sì primo tempo 2-0 laggiù e boh veramente una cosa incredibile ragazzi però voglio fare un attimo di ambi subito allora la nascio c'ho Pasquato si leva si fa entrare Musonda sì, dai, facciamo così. Poi si mette. Voglio provare. Barella di un attimino, anche se non c'entra niente come ruolo. Schiavone, che l'altra volta non ha giocato male. Quindi, secondo me, è giusto dare un po' di fiducia. Insomma, fa un po' di turnover, dato che per ora toccandomi il risultato lo permette. Perché non mi riesce a parlare, ragazzi? Per net, sto per lì. Vabbè, insomma, sono entrati. Bella roba. Eccolo lì, Danielone vantaggiato, 3-0, disfatta per il Bari, bella roba per ogni, va bene, sono contento. Ale, il Romo c'è, e dai che si conclude anche questa partita. Eccoci, mamona. No, il gol sul finale no, brutto uguale, finisco 3-0. Ale, dai si esce, e infatti finisce così. 3-0 fuori casa in un campo difficile come quello di Bari e quindi ora voglio un attimino su questo video la classifica quanto hanno fatto le altre vedessi comunque magari siamo primi da soli e infatti potevo immaginarmi una cosa simile siamo a 19 punti primi come sempre siamo tutti lì solamente andiamo a fare l'ultima partita di questo video se va giù a regola in casa fammi vedere quella latina se non sbaglio oh. Quindi andiamo a fare l'ultima partita. Allora, vi più che Livorno, la tira a fare Livorno Pisa. Va bene così. Allora, vediamo un po'. Squadra. No, dai, io direi di iniziare così. Eventualmente poi si farà come sempre qualche cambio durante la partita. Dai Livorno, iniziamo noi. È buona! E va Danielino! Dio buono, pensavo fosse dentro! Insomma 0-0 finisce così il primo tempo peccato perché forse potevamo sfruttare meglio per l'occasione con vantaggiato boia non male di boia per un momento l'ho vista dentro cambio aggiunto lo rimette Barella si leva Iannacci che anche se non ha giocato male però quindi già si sta anchino e si mette Barella e si mette Schiavone a posto di Lucci vai. E tira vantaggiato, Dio buono di. Ho messo il piede se non sbaglio. Andalo, vai. Vai Pasquato, mettila a modo. Io si è sbruciata la bandierina. No! Maremma cane. Dai! Eccolo! Emerso! 1-0, quando manca poco più di 10 minuti alla fine. E andiamo di... Che culo però, perché si è ritrovato palla lì davanti, da solo. No! Si è sbriciolato avvantaggiato proprio sul momento della conclusione, perché volevo tirare... Vabbè, comunque finisce così. 1-0. Speriamo avvantaggiato non ti sia rifatto male. Ora si controlla un attimino sia la classifica e poi... Se c'è un eventuale infortunio di vantaggiato. E poi come sempre passiamo alla conclusione del video. Mentre Caria voglio dirvi che non so se l'avete notato ma
Io non ho registrato il video, cioè perlomeno l'ultima partita, questa qua, lo stesso giorno nel quale ho registrato le altre, e a confronto di appunto dell'altro giorno, oggi sono raffreddato marcio. Non so se si sente, e niente, era solo veramente dirvelo, risulta il fatto, il tempo del caricamento. Comunque, tanto vediamo un po'. No, qui c'è salite ossa, aggiornamenti per quanto riguarda gli osservatori. Aramo che vuole giocare, mi dispiace, non giochi. Meno male, vantaggio non si è fatto niente. La classifica ora è questa. Siamo a 22 punti da soli, con la bellezza di 2 punti dalla seconda alla terza e 4 dalla quarta. Quindi, anche se si dovesse perdere, quelle sotto dovrebbero vincere, si rimane almeno terzi. E niente, direi che comunque è da lì. Zero sconfitte, che secondo me è un dato importante. Perché, comunque, secondo me può dimostrare che la difesa c'è abbastanza. E niente, quindi come già dissi precedentemente, questa è l'ultima partita, ve la avete visto, e quindi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo metto già qua, così intanto ho ristabilito chi è, Mopy forse. Bello, è tornato Mopy, che però non so se lo farò giocare. E niente, quindi ci vediamo al prossimo video. Inizieremo subito andando a giocare a Brescia contro il Brescia. E niente, prima di lasciarvi, vi ricordo come sempre, vabbè, innanzitutto vi ringrazio per la visualizzazione. E poi vi ricordo come sempre di mettere, sempre se volete, un bel mi piace al video, di condividerlo dove volete, ma soprattutto di iscrivervi al canale, così che rimarrete aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto quelli che appunto saranno inerenti a questa serie, Livorno State of Mind. Quindi niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!